Ciao a tutti, e bentornati sul mio canale. Molti mi chiedono, ma è possibile avere internet a casa senza la linea fissa? Senza contare questa problematica in questo periodo di quarantena forzata. Ehi, ma devo lavorare da casa e i miei figli devono seguire le lezioni online e l'hotspot del mio telefono ormai non basta più se contiamo che la famiglia è anche connessa 24 ore su 24 ad internet. Come faccio? Bene, in questo video vi spiego come risolvere parzialmente il problema in maniera facile, veloce e soprattutto economica. Come sempre, prima di iniziare però, vi chiedo il consueto supporto, iscrivendovi al canale ed attivando la campanellina per restare aggiornati su tutti i prossimi video. Bene, ma veniamo al punto adesso. Come facciamo a mettere internet, wifi a casa senza la linea fissa? Beh, ovviamente saranno necessarie principalmente due cose. 1. Un modem compatibile con SIM dati. 2. Ovviamente una SIM dati. Già perché non stiamo scoprendo nulla di nuovo, il funzionamento è esattamente quello dell'hotspot del vostro cellulare, solo che il lavoro lo farà il modem al posto del cellulare, con due vantaggi essenziali. Il primo, non dovrete abilitare internet manualmente ogni volta. E il secondo, non prosciugherete la batteria e il traffico dati del vostro cellulare. Voi a questo punto starete pensando, ok, ma prosciugherò comunque il traffico dati di una nuova SIM, che tra l'altro dovrò pagare mensilmente. Ed avete ragione, infatti, qui affrontiamo subito il tema del mi conviene affidare internet di casa ad una semplice SIM oppure necessito per forza di una linea fissa? Sbrighiamo la questione semplicemente, riportando tutti i motivi per i quali necessitereste per forza di cose di una banda larga fissa. Il primo... Potrebbe essere: voi o i vostri figli giocano spesso online al computer, PlayStation o altro. In questo caso, infatti, il gaming online occupa molta banda e richiede una quantità e velocità della linea internet che solo una DSL o fibra ottica veloce può garantirvi. E il secondo motivo potrebbe essere la fruizione di contenuti multimediali in alta risoluzione per circa due ore al giorno. Ricordando, infatti, per darvi un'idea di massima che servizi come Netflix consumano all'incirca 3 GB all'ora di traffico dati in HD. Fornisco comunque questa stima di consumo media, prevedendo infatti un eventuale supporto di dati dei vostri attuali piani disponibili in famiglia sui vari cellulari, per cercare di arrivare comunque al rinnovo mensile. In linea di massima, quindi togliendo questi casi, un modem con una sim dati potrebbe essere più che sufficiente per il vostro utilizzo. Fatto quindi di lavoro, scuola, social e più in generale cazzeggio. Bene, quindi quale modem comprare? Sul mercato ce ne sono davvero tanti, compatibili con sim dati differenziati da dimensioni, quindi portabilità, e anche velocità di trasmissione. Ovviamente il prezzo cresce in proporzione di queste performance. In questo video vi propongo quello che utilizzo io, che è anche il più economico e portatile disponibile, ma nulla vi vieta di optare per modelli più efficienti, in linea anche con l'operatore telefonico che sceglierete, come vedremo successivamente. Il modem in questione, di cui tra l'altro vi lascio il link in descrizione al nuovo modello, è di Huawei e come vedete è compatto, portatile e posizionabile ovunque anche in casa. Questi piccoli modem, comunemente chiamati saponette, sono l'evoluzione delle vecchie chiavette USB che fornivano gli operatori telefonici e generalmente questa tipologia entry level si propone con una connessione dati 4G e una velocità Wi-Fi di 150 MB al secondo. Che ricordo essere la velocità di trasmissione disponibile nel modem che è quindi ben diversa dalla reale velocità di utilizzo che dipende invece a monte dall'operatore telefonico della vostra zona e a valle dal vostro dispositivo in uso per questi motivi questa velocità è comunque sufficiente per le attività dette precedentemente e questo modello nel dettaglio dispone di una batteria da 1500 mAh che permette al dispositivo di funzionare per circa 6 ore in modo continuativo, oltre ovviamente a funzionare come un classico modem quando collegato alla sua alimentazione, che come vedete è un semplice cavo micro USB. Al lato pratico quindi questa saponetta altro non fa che creare un hotspot in casa e quindi una vera e propria rete wifi al quale possono connettersi fino a 10 dispositivi anche il numero massimo di dispositivi collegabili ovviamente incrementa nei modelli di fascia più alta quindi tutto sta di fatto alle vostre esigenze il funzionamento è molto semplice quindi è sufficiente inserire una sim dati attaccarla all'alimentazione schiacciare il bottone di accensione e basta il wifi in realtà è già attivo L'unico step aggiuntivo da fare sarà ovviamente quello di configurare e monitorare la sua attività tramite l'applicazione proprietaria dedicata, che vi permetterà di impostare una password, controllare i dispositivi collegati e monitorare il traffico utilizzato. In questo caso, Huawei si appoggia all'applicazione HiLink, scaricabile direttamente sullo smartphone, che rileverà automaticamente il vostro modem se siete collegati alla stessa rete WiFi da lui prodotta. Potrete quindi controllare l'intero funzionamento del modem, controllare gli sms ricevuti sulla SIM, lo stato della batteria, cambiare la password, gestire il traffico dati, aggiornare il firmware e anche proteggere il dispositivo con un codice PIN. Ormai credo che abbiate capito come funziona e come vedete è davvero semplice e comodo, senza contare il fatto che grazie alla sua portabilità potrete portarlo ovunque con voi. Ma veniamo all'ultimo punto, ovvero la SIM dati. Qual è meglio mettere? Beh, qui funziona esattamente come per i vostri smartphone, quindi in generale Tim e Vodafone garantiscono la maggior copertura e velocità. A seguire potrei citare Fastweb ed infine tutti gli altri operatori. Cosa uso io? Beh, non posso che consigliarvi l'IAD se non avete problemi di ricezione nella vostra zona, in quanto il rapporto di gigabyte disponibili e prezzo... Di questo operatore vi permetterebbe allo stesso prezzo dei più blasonati operatori per esempio di comprare due SIM, avendo quindi più gigabyte disponibili al mese. Io personalmente utilizzo il piano da 70 GB a 10 euro che avevano proposto in offerta lo scorso anno, e pur utilizzando il tutto per lavoro, Netflix e quant'altro mi sono più che sufficienti, oltre che non avere mai avuto problemi di velocità. Ma di nuovo questo dovete valutarlo voi in base alle varie ricezioni della vostra zona, motivo per cui è inutile che io adesso vada a proporvi degli speed test più o meno affidabili che di fatto sono inutili, almeno che non siate i miei vicini di casa. Anche per sto giro è tutto ragazzi, come al solito se il video vi è stato utile fatemelo sapere con un bel like ed ovviamente al fine di supportarmi sapete che per me è fondamentale una semplice iscrizione al canale che potete effettuare qui sotto in un paio di secondi. Grazie e ci vediamo alla prossima, ciao!